Ciao a tutti, bentornati a Velocity Radio. Oggi qui davanti a me c'è Davide Nardella in arte Nardo D. Ciao Nardo, Ciao. come stai? Tutto bene, tutto bene. Lui fa il rapper e parlerà del suo ultimo pezzo, di un progetto che è bellissimo che ha appena iniziato e sta portando avanti. Parleremo della sua opinione sul quartiere Don Bosco, su ciò che ci gira intorno e su tutta la città. Andiamo! Rieccoci qua, ci Madonna. siamo un po' spostati, stavo per far volare per terra l'intervistato, ma è ancora su? È ancora Sì, ma stiamo ancora barcollando. Sei intero? Sì, tutto a posto. Rieccoci, no, non fa. Mi hai detto che mi faceva sobbalzare sto ponte, ma è asfaltato. Io voglio dire che ci sono dei pedali qui davanti che io non userò perché non ci arrivo. Vabbè, ma secondo me se ti sdrai ci arrivi senza Sì, problemi, se ma mi sdraio. vabbè, se ti metti nella posizione consigliata da noi di Velocity, eccoci qua. Ecco, Nardo, volevo iniziare proprio parlando del tuo ultimo pezzo. Ti va di raccontarcelo un po', raccontarci cosa si vede, cosa fai anche, qual è anche il tuo modo di fare musica? Ah, la paura che ho in questo momento. Il mio modo di fare musica? Non lo Sì. so, faccio rap, mi piace il rap, sempre rappato. E l'ultimo singolo è un singolo che ho fatto con Birrette Family. E porca miseria. Ma perché? Cioè, vabbè, niente, è una posse track. Siamo cinque ragazzi su una strumentale. E dove facciamo più che altro strofe in freestyle, ci siamo ritrovati dopo tanto tempo, siamo amici, ognuno aveva preso delle strade diverse, Dreamer è diventato famoso, Big House è Nel andato in Inghilterra a frattempo. studiare, Complex è andato a Follonica a lavorare, Scream è diventato un dirigente e io in questo momento sono su questa bici. Ti dici che sei quello messo meglio o quello messo peggio, Messo scusa? assolutamente peggio. Ma come? Niente, oggi Velocity Radio prende solo bastonate in questa Ma perché ho intervista. avuto paurissimo? No, no, ma adesso ci riprendiamo, adesso ci Aspetta, mi metto più a riprendiamo. mio agio adesso. Sei comodo? Ti chiedo questa domanda che faccio sempre all'intervistato, no? Com'è non poter frenare? Cioè, ti viene voglia di lanciarti giù, però c'hai tipo i parabordi qua che non riesci a lanciarti. Che non ti permettono di farlo. Esatto. In questo video musicale che cosa si vede? Che cosa volete raccontare? Perché noi stiamo andando in uno dei posti che compaiono, no, nel video. Sì, assolutamente, via Macello, via grandissima e famosissima via Macello. No, in realtà il video è scollegato dalla canzone. Volevamo fare, ci siamo ritrovati, era ancora periodo di lockdown, ci siamo fatti una videochiamata e niente, abbiamo deciso, scritto questo video. Più che altro volevamo fare una gran ficata e noi siamo fan di Tarantino, tutti quanti, e ho detto, ma regà, perché non proviamo a fare una tarantinata? E tutti, eh sì, è impossibile. Ovviamente dopo 1 o 2 mesi di lavoro e di sbattimenti, con i permessi, con Claudio Zagarini che ci ha dato una grossissima mano, che anche lui ha creduto in questa cosa, siamo riusciti a fare questa tarantinata. Alla fine è un cortometraggio, cioè c'è poco di musica, di video musicale, ma è quello che volevamo fare. Volevamo fare qualcosa di diverso e soprattutto di, non lo so, di figo rispetto a quello che si vede, no? Che per carità sono fighi gli altri video, però che palle, insomma, mettermi in una stanza, anche se è figa, sì, lì che rappo, no? Insomma, il rap è tanto collegato alle storie e questa cosa non c'è più. Cioè, capito? A me di fare un video dove, che ne so, delle ragazze ballano che si versano della vernice colorata addosso e dici, ma perché sta roba? Cioè, Capito? almeno Facciamo una roba figa, un film, facciamo un film. Io l'abbiamo fatto un film. fighissimo, fighissimo. Tu sei una persona super attiva, secondo me. Io mi ricordo te ancora anni e anni fa che presentavi Playground, no? Dimmi se mi No, sbaglio. presentavo la battle di freestyle, cioè Esatto. la organizzavo. Quello è stato un periodo molto bello della mia vita, devo dire. Perché mi hanno dato la possibilità di fare queste battle, ho conosciuto un sacco di gente, è stato figo. Cioè, il freestyle fa parte del mio percorso artistico comunque, pur non essendo stato un ottimo freestyler, ti dico la verità. Però ero sempre in mezzo, andavo a fare battle in giro per l'Italia, ho avuto la possibilità di girare molto, infatti, non lo so, comunque mi sento mega osservato.
Bolzano non è abituato a queste cose, voi siete troppo avanti per Bolzano. No, no, si abitueranno, anzi. Adesso stiamo passando in questa ciclabile dove c'è stata la 39C, sì. Mi sembra che sia saltata quest'anno ovviamente, o salterà o l'anno scorso, adesso non ricordo. Insomma, non so se si vedono i graffiti, quella è una parte importante della cultura hip hop, perché la cultura hip hop è formata da quattro discipline, il rap, cioè il rap non è la il rap fa parte della cultura hip hop, il rap, i graffiti, il DJing, quindi lo scratch, il mixaggio, eccetera, no? E la break dance, questo ballo fighissimo, no? Quindi qui stiamo vedendo una parte importante della cultura hip hop. Infatti, normalmente nelle jam sono rappresentate tutte e quattro, no? Ovvio, le jam che non esistono più purtroppo, ma speriamo che riprenderanno ad esserci. Ci sono sempre i graffiti perché è legata, no? Nella cultura newyorkese di inizio anni 70. Cioè, nasce prima il graffito del rap in realtà, no? E a Bolzano, no? Secondo te, come avevamo playground, no? Che forse era un modo un po' istituzionale di fare questa cosa. Secondo te però come ha vissuto questo mondo dell'hip hop Bolzano? Beh, l'ha vissuto sicuramente con curiosità. Poi un sacco di gente si ricorda ancora. Soprattutto poi io mi ricordo anche i concerti. Cioè, ovviamente è partito molto rilento. Per esempio, questo ricordo nel 2005 del concerto dei Club Dogo con Marrakesh, che non sa nessuno, in Piazza Tribunale eravamo in 10, capito? E c'erano i Club Dog e Marrakesh. Poi dopo, con gli anni, insomma, è diventato parte integrante della città, anche persone che non seguivano il rap, perché il rap alla fine non è che tanto che va di moda. Anche persone che non seguivano il rap comunque venivano a playground, venivano a vedere, era una cosa figa per i giovani. E tanti si avvicinavano a questa cosa, no? Soprattutto poi per i giovani rapper, come ero io, avevamo un palco figo, no? Dove esibirci. A differenza di altri palchi, adesso non voglio fare nomi perché che ti mettono magari a suonare alle 2 del pomeriggio con i bambini che giocano e tu sei lì a dire vaffanculo, insomma, capito, no? C'è anche il contesto importante. E qui passiamo di fronte anche all'Alle, che hanno buttato giù, anche lì abbiamo fatto dei live con Birrette Family. Insomma, hanno buttato giù tutto, non so, uno non fa più live, c'è più niente, fate qualcosa. È difficile, però penso che da parte tua la voglia di tornare a fare musica anche dal vivo sia tanta. Ma sì, alla fine perché mi diverto e mi manca quell'adrenalina pre-palco. Cioè, qui voi non lo vedete, ma c'è un ragazzo che sta facendo delle altre riprese. E lui c'era a uno dei miei ultimi concerti e si è divertito un sacco ad Arco. Arco, città storica per il rap, per Ares Adami. E proprio lui mi ha ricordato, ma ti ricordi? Cioè, è figo anche fare live, no? Più figo fare live pagati, ma siccome non sono a un certo livello, fare live va bene uguale. Ci si accontenta? Sì, sì, cioè, ti pagano le birre, no? Alla fine. Le birrette. Ecco, tra l'altro, insieme all'ultimo nuovo video, l'ultima nuova canzone singola, anche hai lanciato un progetto. Sì. Molto, molto importante, secondo me, molto, molto, sì, appunto, importante. Vuoi raccontarcelo un po'? Com'è nato? Vuoi sapere sinceramente com'è nato? Parliamo in sincerità qua, senza filtri? Sì, certo. Ma in realtà mi sono detto, cioè, conosco Luca Randi, io ho sempre apprezzato il lavoro, anche dopo comunque la tragedia che è successa nella sua famiglia, di Laura, eccetera. E ho sempre visto in lui, cioè, un ragazzo che comunque nonostante questa cosa ha continuato il progetto di sua sorella, è una cosa bellissima secondo me per la comunità, insomma è una persona super lui. E allora mi è venuto, non so, istintivo, non so come spiegartelo, ho voluto fare questa cosa, me la sono sentita e poi in secondo luogo poi è anche un bel gesto, insomma, sensibilizzare la comunità, far conoscere, anche se non deve venire di certo Nardo D per far conoscere l'associazione, però è sempre un bel messaggio, no? Sì, beh, tu ogni mano può aiutare, no? Ma sì, più che altro, ovvio, questo passa in secondo piano, però anche da dire, sai, il rap adesso è un po' associato ai soldi, all'arrivismo, ai vestiti di marca, ma in realtà non nasce per questo motivo, nasce per la comunità. Perciò è come aver voluto dare un po' di credibilità anche all'ambiente, a dire, cioè, ragazzi, ma alla fine sì, ok, ci sono gli Sfere Basta, i Guè Pequeno, però c'è anche una scena locale, no? Chiaro. Perché dobbiamo far finta di non esistere o di non... Cioè, la scena locale è fatta di persone che gli piace sta musica
ovviamente non ha fatto successo, non si fa i soldi, però comunque a noi ci piace questa musica, la suoniamo e non ci facciamo i soldi, e secondo me è importante sensibilizzare le persone e dare un messaggio anche alle nuove generazioni, alle nuove leve che si approcciano a questa cultura, alla musica, ma anche ai ragazzi che fanno trap, per dire, no? A dire sì, fate le vostre cose, però ricordatevi che comunque, cioè, non è detto che fate successo, non è che vi dovete vergognare se non fate successo, dovete realizzarvi voi. E questo gesto qui, secondo me, è un bel gesto che aiuta a sensibilizzare un po' l'ambiente, dare credibilità. Vuoi anche un po' spiegarmi, perché tu stai facendo queste magliette, no? Anche dove possiamo trovarle, dove possiamo prenderle, come funziona? In realtà ho creato uno shop online che puoi andare direttamente sul mio Instagram, c'è il link, vai dentro, se no ho fatto anche post su Facebook, anche l'associazione Luce Mia di Laura Randi, l'associazione ha fatto dei post col link, tu vai sul link e compri online le magliette, tutto il ricavato, ovviamente tolte le spese delle maglie perché non le faccio io le maglie, il ricavato va tutto all'associazione. E l'associazione si occupa comunque di dare dei sorrisi a dei bambini, per esempio malati, bambini oncologici, no? Perciò comprare regali o altre bellissime iniziative. Ok, qui siamo quasi arrivati in stazione. Grazie mille per tutto ciò che ci hai raccontato, Nardo. Speriamo di vedere presto anche nuovi lavori provenienti da te, che farai presto nuove cose. E noi invitiamo tutte le persone che ci hanno seguito fino qui a cercarlo sui social, a cercare Nardo su YouTube anche, giusto? Sì, ho paurissima, raga, cioè veramente tanta paura. Cioè, secondo me, io non lo vedrò mai questo video perché sa, mia faccia terrorizzata, perché non fa paura, vero. Sta roba. Non è vero. Siamo in mezzo al traffico. Con un tandem dove non puoi neanche buttarti giù perché c'hai i parabordi qua che ti impediscono. Cioè, ma non ce n'è bisogno di buttarsi giù, dai. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao!